ecco a voi Maria Grazia Cucinotta, ho il batticuore. Anch'io, perché sono senza trucco, ragazzi, non si può fare a una certa età. Ecco, questa è una masterclass, Maria Grazia Cucinotta ci mostrerà un trucco vietato nei minori di 50 anni. Ma che possono copiare anche quelle minori di anni 18. Vediamo. La prima cosa, crema idratante, perché altrimenti quando poi ti si secca e ti si fanno 3000 rughe. Questa è la boccettina dei miracoli, perché questo ti toglie la stanchezza. Un po' di borsettine. Io comincio sempre dagli occhi. Ecco, Maria Grazia utilizza il fondotinta come una gomma da cancellare. Se sbagliate, porta via tutti gli errori. Con una matita morbida fai una piccola linea attaccata alle ciglia e segui l'occhio e l'allunghi poco poco. Poi prendi un pennellino, ok, e cominci a sfumare nell'angolo soprattutto, aprendo l'occhio. Questa è la base che creo per l'ombretto, in modo tale che l'ombretto poi va a fissare. Questo è un abbinamento di grigio e carne, color carne. Poi lo finisci con una cipria molto chiaro per illuminare. Ecco qua. E poi passo la matita dentro l'occhio, vado fuori e formo un angolo qui e vado a chiudere. E faccio questo perché visivamente allunga l'occhio. Sempre con il carne vado a sfumare leggermente sotto, creo un'ombra. E ovviamente la regola d'oro: se carichi gli occhi, la bocca non la carichi? No. Maria Grazia infrange le regole. Io infrango le regole perché poi alla fine ti devi piacere. Certo, senza esagerare troppo, l'occhio lo carichi, però lo carichi sempre in un modo molto elegante. Poi passiamo al mascara. Ecco, mai senza mascara, immagino. Mai senza mascara. Di sera metto le ciglia, che sono queste. Oh, fantastiche. Metto i ciuffettini. Ciglia finte, da diva ad altri tempi. Metto i ciuffettini. Praticamente con un po' di colla. E la colla poi va via, si asciuga. La colla si asciuga e diventa invisibile. È tutta questione di ciglia. È tutta una questione di ciglia. Lo step 2. Il fondotinta. Quindi il fondotinta è una base che non è più una base ma una correzione. Sì. Poi finito questo passo al fard. E poi uso sempre dei colori tendenti al rosa, perché il rosa ti fa effetto baby. Metto la cipria. Ok. Una cipria leggera. Sopracciglia. Devo sempre allungare con l'occhio. Se l'occhio finisce qui, devo seguire e quindi creo questa piccolissima fina. Guardatelo. Da qui si passa alle labbra. Il rosso piace. Esplosione di sensualità. Non esiste l'età, io sto arrivando ai 50 e tutti mi dicono: ma come ti senti? Mi sento viva, mi sento donna, non esiste un'età, esiste uno stato mentale. Impariamo. Sì, assolutamente.